strano. Sono uomini di maschera nera. Non è gente che mi aspettavo di vedere aggirarsi nelle foglie. Potrebbe essere peggio. Almeno ha mandato un esperto di arti marziali a proteggerti. Cosa è stupendo? Batman avrà di meglio da fare stasera che andare in giro per le cose. Speriamo bene, in ogni caso. Il capo sta facendo le cose. Dicevano la verità, sotto il commissariato. Perché Maschera Nera fa piazzare gli esplosivi qui? La polizia è sempre stata sul suo libro paga. Cos'è questo? Thank you.
telefonici che cerca attraversano il locale in cui si trova ora. Alfred, confermi che abbiamo accesso al database criminale nazionale? Connessione confermata. Puoi eseguire l'analisi del DNA. Le sto inviando anche i dossier della polizia sul caso Lacey Towers. Questa foto è del giorno dell'omicidio. Combacia perfettamente. Il DNA aggiunge altri dettagli. Ma c'è un aspetto che la polizia ha trascurato. Roman Sionis possiede la Gotham Merchants Bank. Questa foto è del giorno dell'omicidio, l'ultima volta in cui Roman Sionis è stato visto vivo. Alfred, ho abbastanza informazioni per risolvere il caso Lacey Towers. Ecco com'è andata. Ormai la polizia di Gotham crede che Roman Sionis sia morto in una guerra tra bande, ucciso dal Pinguino. Ma si sbagliano. Qualcuno ha spaventato la ragazza di Sionis e lui l'ha mandata nel rifugio, che era tutt'altro che sicuro. Poi è arrivato Sionis, pronto al peggio. E l'ha trovato. O così sembrava. Roman è sempre stato paranoico, per questo è sopravvissuto a lungo. Ha mandato un'isca. Si è assicurato il vantaggio della sorpresa. Ma non è bastato. C'è stata una lotta. Sionis ha perso. Il killer non ha esitato a sparare all'esca, ma voleva Roman vivo per arrivare ai soldi chiusi nella Gotham Merchants Bank. Con Sionis sotto controllo, non restava che sistemare gli affari in sospeso. Che razza di mostro spingerebbe un uomo a uccidere le persone che ama? Joker. È l'ombra che inseguivo. Ora so dove andare. Alla Gotham Merchants Bank. Alfred, vedi se trovi informazioni su qualcuno che si fa chiamare Joker. Sto cercando, sir. Pare che non ci sia nessuna corrispondenza. Che cosa sa di quest'uomo? Non molto. Tiene Maschera Nera in ostaggio. Ostaggio? Quindi Sionis è vivo? Credo di sì. Da quello che ho capito, per Joker vale più da vivo che da morto. Vuole usarlo per entrare nella Gotham Merchants Bank. Mi sto dirigendo laggiù. Sei invitato cordialmente. 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 Sei invitato cordialmente a un ricevimento. Il cappellaio a pronta già. Pronta già. Pronta già. Il cappellaio a pronta già. Una grande festa. Tutti quanti ti aspettiamo. Ti aspettiamo. Ti aspettiamo. Tutti quanti ti aspettiamo per divertirci un poco. Osservi e rispetti, Batman. Mi chiamo Jervis Patch, inventore, imprenditore e merciaio a tempo perso. Ti chiederai perché sono venuto a cercarti. Ebbene, ho un'opportunità lavorativa di cui vorrei discutere di persona. Se fossi così cortese da presentarti all'indirizzo scritto dietro a questa registrazione, potremmo... Aiuto! Vi prego! Se qualcuno può sentirmi, vuole... Oh, non fare caso ad Alice, povera cara. È un tantino confusa. Che può biasimarla con tutto quello che ha passato? Ma ben presto l'avrò rimessa in sesto. Non preoccuparti.
Batman! Ho fatto il fascicolo su di te al distretto e... wow, diciamo solo che non hai molti fan qui. Ma probabilmente lo sapevi già. Ho cestinato le parti più ridicole. Voglio dire, c'è chi dice che ammazzi la gente. Ma non è il tuo stile, lo so. Mezzanotte, sir. Volevo solo farle gli auguri di Buon Natale. Anche a te. Certamente. Certo, signore. Quando ti rivolgi a me, chiamami signore.
dottore? Hai capito? Sì. Sì, cosa? Sì, ho capito. Sì, ho capito, signore. Sì. No, signore. Ma certo. No, mi fai ammattire! Dovrò aumentare la precisione dell'interfaccia neurale. La buona notizia, l'ottima notizia per meglio dire, che funziona! Mi sentite tutti? Non bene come dovreste, ma è un inizio. In fondo è sempre stato quello il problema, non è vero? Nessuno voleva sentire cosa aveva da dire Jervis, come se fosse invisibile. Ma ora, ora, dovete tutti fare attenzione, perché non avete scelta. Dovrei fare un po' d'ordine prima che arrivi. Ma che cosa deliziosa! Spero che Alice si senta a suo agio. Venuto? Ma è meraviglioso! È davvero un onore fare la tua... Dov'è la ragazza? Che cosa vuoi dire? Alice! Ottimo! Allora sai perché sei qui. Di che cosa stai parlando? Oh, forse dopo tutto non la vediamo allo stesso modo. Ma ora ci penso io. Tic-tac! Tic-tac! Ma che... Cosa hai fatto? Meraviglie. Oh, è qui che ho incontrato Alice, sai? Che grandi avventure abbiamo vissuto! Ma poi me l'hanno strappata via, povera dolce Alice, sperduta e sola. Dovevo trovare portarla a casa e l'ho fatto. È stato un lungo viaggio, non c'è che dire. Ma ora è tornata, sana e salva, con me! Ma le forze della regina si nascondono ovunque. Cospirano per catturarla, per questo ti ho portato qui. Chi può proteggere Alice, se non Batman? Santo cielo, hai l'aria di uno che ha perso la tramontana. Dov'è l'entrata? Dov'è l'uscita? Oh cielo, cielo, dove andrà la mia vita? Ma bene, hai capito tutto. Ma ti sei stancato, vero? Hai dovuto usare un po' della tua forza di volontà, eh? Hai la testa pesante. Non riesci più a mantenere il controllo? Presto, Batman. Molto presto. Sta attento! Qua giù non è tutto rose e fiori e te coi pasticcini. Ci sono creature terribili nel paese delle meraviglie. Tira fuori il meglio e il peggio di noi. C'è in ottime mani dell'altro terzo. Sta lontano da me! Cioè, qualcuno ha dimenticato le buone maniere. Tu sei pazzo! Non pazzo, Alice, ma c'è una differenza, sai? Non mi ricordo quale sia, ma ce n'è una. Ma fidati.
Ti chiederai perché ti ho portato qui. Vedi, ho sviluppato un dispositivo davvero fantastico che costringe le persone all'obbedienza. Agisce con facilità sulle menti deboli. Basta mettergli il mio gingillo sulla testa e sono sotto il mio controllo. Per chi ha una volontà più forte invece serve un po' di persuasione. E questo, amico mio, ci porta al punto in cui siamo qui e ora. Ti sbriciolerò in tanti pezzettini come Humpty Dumpty. E quando li rimetterò tutti insieme, allora sarai mio per sempre. Lo sapevi che qui il tempo viaggia in 7 direzioni diverse? Tu invece sei abituato a una sola. Avanti, sempre avanti. Che noia. Proviamo ad andare all'indietro. Dimmi cosa vedi? Dimmelo! Fa paura, eh? Spero di sì. Per farla tutta, spero che la paura ti faccia pezzi. No, così non va, è tutto sbagliato, dentro e fuori, sotto e sopra, è tutto sbagliato! Sei al sicuro adesso. La polizia sta arrivando. Andrà tutto bene. No. Invece no.
riesco a crederti. Mancano solo due casse. Grazie mille dell'aiuto. Questa notte è già abbastanza folle. Se quelle armi restano in circolazione, non voglio nemmeno pensarci. Lui è quel pipistrello! Ora vedrai che ti trovi davanti. Proprio! È un casino completo. Come facciamo a ripulirla?